Credo che il bello dello sci alpinismo sia proprio quello, che non si vince su una sola cosa. È uno sport dove ci sono davvero tante variabili. C'è la discesa, c'è la salita, ci sono i cambi, c'è il tempo che influenza anche quello, sono davvero tante cose, credo molte più che in tutti gli altri sport. Poi è chiaro che se uno è in forma, sta bene, e probabilmente la salita è quella che fa un po' più la differenza, anche se a parer mio la discesa si è sempre sottovalutata troppo fino a qui. C'è chi è più forte in salita, chi è più forte in discesa, chi ha la sparata più secca, chi va di più sul lungo, quindi ognuno gioca le sue carte in base alle proprie caratteristiche, secondo me, e anche in base ai punti deboli degli avversari che ti trovi di fronte in quel momento. Sicuramente conta molto, perché si guadagna tempo, si guadagnano energie, perché chi scia bene ed è rilassato in discesa parte avvantaggiato poi per la salita, però comunque i cambi, ci sono gare dove ci sono 8-10 cambi, basta perdere 10 secondi a cambio, è subito fatto perdere un minuto. I materiali contano, non bisogna solo pensare alla leggerezza come si era soliti fare anni fa. È meglio qualcosa di più pesante, però che ti possa dare, cioè che ti dia più affidabilità, e uno in quel momento è anche più tranquillo di testa e sai che in discesa magari puoi forzare un po' di più e quindi guadagni qualcosa che invece altrimenti con un materiale non affidabile avresti perso. Mezza lama, senz'altro dei bei ricordi, dei bellissimi ricordi, è una gara difficile, lì le incognite aumentano ancora di più perché si corre in tre, quindi si triplicano quelle che sono già tante. È una gara talmente lunga che il fondo, avere un buon fondo, senz'altro, e poi il fatto della quota. Non tutti la patiscono così tanto, personalmente la patisco abbastanza e credo che il fatto di essere stata in quota, di essermi allenata e preparata in quota, le volte che ho vinto il mezzalama abbia fatto la differenza. Il segreto per vincere il mezzalama vorrei saperlo anch'io per avere qualche garanzia in più, perché è chiaro che correndosi in tre una gara, le variabili che entrano in ballo, che entrano in gioco, sono molte di più rispetto a quando si corre da soli. È meglio stare tutti e tre più o meno bene rispetto ad averne uno in crisi e uno in super forma. Quindi è un po' questo il segreto, il fatto di trovarsi in tre, fare le cose per bene, essere tutti più o meno, diciamo, omogenei, dai. E puntare aggressione mettendoci il meno possibile, quello è anche il segreto.